Ok, è tutto pronto, di benvenuti a PS Mania. Già è partita la demo, perfetto. Oggi guardiamo Chocobo Racing, il gioco di oggi. Aspetta un attimo, skippo. Aspetta, non ho mai guardato. Aspetta, skippo, poi vi spiego bene. Perché prima, come ogni episodio, faremo un po' di show and tell. Per scegliere il gioco di oggi ci ho pensato un po'. Questo era sicuramente da portare, ma non oggi sarebbe dovuto esserci un altro gioco, ma non funzionava bene sull'emulatore, quindi aspetta, ok. Invio una cosina. E quindi abbiamo optato per Chocobo Racing. Di che cosa si tratta? Chocobo è l'animale, il pennuto di Final Fantasy, nonché forse anche mascotte assieme al Moguri. Adesso vediamo. Intanto che parlo, vediamo qualcosina. E questo è uno spin-off di. Si può dire che è uno spin-off di Final Fantasy, uscito nel 1999, che appunto tratta di gare tra i mostri, comunque gli esseri di Final Fantasy, usando anche i poteri della serie, no? Anche le location come la miniera, anche le soundtrack. Questa è una miniera. La miniera non so se è quella, però dico la soundtrack di questo stage, ad esempio, era nel primo Final Fantasy, me la ricordo molto bene. E che dire, adesso vi mostro qualcosina, giusto? No, sì, era il dungeon del primo Final Fantasy. Allora, innanzitutto la chat, perché ho il telefono, in chat la metto qui e vi faccio vedere qualcosina. Abbiamo innanzitutto questa volta la cover originale. Questo me l'avevano dato, non mi ricordo chi, però è sempre stato mio. Purtroppo non ho il manuale, ma ho scoperto, grazie al dottor Game, che salutiamo se mai vedrà sto video, che vale abbastanza, solo che non c'è il manuale, peccato, ma io ce l'ho sempre avuto così, è la copia europea e boh. Ci ho giocato un sacco da piccolo, anche per questo ve lo volevo portare, perché è veramente un titolo particolare. Come ben vedete, i corridori sono. Aspetta, schifo la presentazione, come al solito la guardiamo dopo insieme. I corridori sono bidimensionali, mentre il tracciato no. Quindi abbiamo visto la copertina. Dietro cosa c'è scritto? Beh, solite storie. Qualche screenshot dai creatori della serie televisiva. In che senso? Questo a fortuna l'ho letto adesso proprio. In che senso? Dai creatori della serie televisiva Final Fantasy, che ha riscosso un incredibile successo in tutto il mondo, ecco voi una gara a mozzafiato con la partecipazione del simpaticissimo Chocobo e dei suoi amici. Lancia incantesimi con le pietre magiche Maseki e lotta per la vittoria. Ti giuro non era preparata questa. In che senso la serie televisiva? In inglese come è scritto? From the creators of the Worldwide Smash Final Fantasy Series. No, in inglese è regolare, in spagnolo che lo capisco. Della mano dello creadores della serie Final Fantasy. Nessuno ha detto televisiva, solo in italiano, come al solito. Va bene. Non so chi fece la traduzione della box art, della retro, e è sbagliata comunque. Va bene, dopo questa. Andiamo a vedere la recensione della nostra rivista preferita, Super PlayStation, come si chiama? Super Console 100% PlayStation. Questo è il numero dove è recensito Chocobo Racing, pagina 64 se non sbaglio. Quando sposto un po' di più il PC là, vabbè, tanto voi non mi interessa, così posso appoggiare la rivista, pagina 64. Tra l'altro qua c'è anche Metal Gear Solid Integra, bellissimo. Poi Evil, c'è tutta la pubblicità di Evil Zone. Ah no, qua c'è solo River la pubblicità, se la vedi. Ah no, ecco, la pubblicità di Evil Zone, un altro picchiaduro fighissimo. Ci stavo giocando prima per vedere se funzionava. Allora, pagina 64, Chocobo Racing, Chocobo Racing. No, presentazione la vediamo dopo. Tra l'altro anche Racing Lagoon bellissimo, cioè un mezzo GDR, mezzo gara. Ok, 64.
Densha de Go, quello del treno, bellissimo. Vabbè, ma adesso oggi parleremo, non ci interessa, ma eccolo qua, Chocobo Racing. Chi l'avrebbe mai detto? Uno stranissimo racing game, niente meno che dalla software house regina dei giochi di ruolo. La sfida non è da poco, ce la farà la nostra Squaresoft a stupirci anche stavolta, avventurandosi in un genere a lei non familiare. Oh, comunque ridendo e scherzando, gli ultimi tre episodi sono solo giochi Squaresoft, perché Bushido Blade era Squaresoft. E in Under era della Squaresoft. Eh sì, è coincidenza. A parte il primo episodio, il mitico Ridge Racer Namco, vabbè. E vi faccio vedere un po' di cosine. Ah, questo loro recensiscono la versione Japanese, Japan, quindi. Casa Squaresoft sviluppatore interno, perché giustamente l'hanno fatto loro, non hanno delegato nessuna situazione. Facciamo, dai, dopo leggo sta cosina. Zoom, questo è il character select con tutti i personaggi, anche Squall sbloccato. Fa vedere un po' dello story mode. Vedi, con i dialoghi c'è Sid, va bene, adesso questo è un po' inutile farlo vedere. Un po' di screenshot della sequenza introduttiva. E basta, erano solo due pagine, adesso vi leggo qualche chicca. C'è la pubblicità di Jax, pubblicità che non si vedranno mai più. Perché era interessante questa cosa che ho letto prima, perché questi erano molto brevi, perché questo siamo già nel 99 e questa rivista ha cambiato un po' la grafica. Ed sono molto più brevi, non c'è più il pro e contro, ma c'è non c'è più il pro e contro, ma c'è tipo una percentuale, ha preso 80%, quindi buono, no? Tanto 80 su 100. E qua cita: facciamoci del male. Una volta inserito il CD nella console, dopo l'apparizione del consueto logo PlayStation, logo, scusate, la prima cosa che vi si presenterà agli occhi sarà, puntini di sospensione, una schermata con un simbolo di divieto, corredata da alcune didascalie di spiegazioni in carattere kanji, certo, perché loro, dicevo, giocavano la versione giapponese quella volta, che vi segnalerà la presenza all'interno del CD stesso del famigerato blocco anti-mod chip, già incontrato in Final Fantasy VIII. Ebbene sì, anche in questo caso, a meno che non siate in possesso di una console originale giapponese bla 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 non modificata, il gioco si rifiuta categoricamente di partire. Vabbè, ovvio. Sinceramente la scelta di Square di perseverare in utilizzo di tale sistema per renderlo di nuovo effettiva la localizzazione territoriale delle vendite di software, manovra finora aggirata grazie alla commercializzazione dei chip di modifica. Certo, perché se noi ce l'avamo la PlayStation modificata, potevamo far girare giochi anche giapponesi. Infatti io giocavo. Infatti no, beh, in Under comunque era masterizzato, però c'avevo qualche gioco originale, però era giapponese, tipo Dragon Ball Z Legends, ma una sola, vabbè, ma. Sono delle patch a chiunque sia in possesso di un PC dotato di masterizzatore. Vabbè, ma questi cosa si aspettavano? Tricicli a pedali e tappeti volanti. Il FMV che fa da introduzione al gioco, oltre che dall'ottima qualità realizzativa. Chi è che l'aveva fatto questo? Ah, c'è scritto lì. È caratterizzato da look cartonesco, dalla simpatia, dalla storia in esso narrata e rende subito lo spirito del gioco, ovvero, certo, più allegro. Così. Mi accorgo sempre della presentazione. E cosa dice qua? Lo paragona a Mario Kart. Lungi dall'idea di voler creare un racing game per così dire canonico, l'intento dei programmatori in questo caso è stato di proporre al pubblico quello che potremmo definire l'equivalente PlayStation del divertentissimo Mario Kart nintendiano. Vabbè, Mario Kart comunque molto più bello, anche quello vecchio, di cui, cioè, perché alla fine Chocobo Racing io mi ci sono affezionato, non è malvagio, però insomma poi vedremo che non è sia il top del top, però è figo, molto figo, se no non sarei qui a cantarne le lodi. Scordatevi dunque gli accurati settaggi ai quali dovete sottoporre i vostri bolidi per renderli più prestanti in Gran Turismo. O le curve perfette di Colin McRae Rally. I mezzi che avete a disposizione in Chocobo
saranno costituiti da velocissimi pattini ad azione, cingoli, tricicli, a pedali, improbabili tappeti volanti e così via. E vabbè. Gli effetti sonori sono decisamente azzeccati, basti pensare che nella presentazione i pattini del Chocobo emettono lo stesso rumore che farebbe una Harley Davidson durante una sgasata, vabbè, solite robe degli anni 90. E qua è interessante perché dice l'FMV introduttivo conferma l'indiscussa abilità dei programmatori Square nel confezionare filmati in computer di alta. Si può... Ah no, mi sto confuso con un'altra puntata che, perché c'è una presentazione di un gioco che vedremo prossimamente, che è stata fatta da un regista giapponese ma che aveva fatto solite robe, vabbè. Che dire, i miei screenshot sono quelli, giochiamo, dai, basta. 10 minuti di show and tell va benissimo, anche perché veramente questa... questa rivista è sempre meno corposa. E dov'è il bella di qua? Dai, guardiamo la presentazione insieme, dai, proprio giusto in tempo. Anzi no, ve la faccio sentire io a volume alto, perché adesso alziamo un po' il volume. E ve la... e facciamo start game. Ah ok, devo andare sul... Madonna, sto programmino un po' così, ok. Spero che voi sentiate bene. Mi do due tacche di volume io per sentire. Allora, questo è il menu, però visto che ho già alzato il volume ve la faccio sentire da qua la presentazione. Comunque sentite il tema del Chocobo ripetuto, ecco, opening. Bellissima tra l'altro sta animazione, anche un po' in cel shading. No, bella presentazione. Non mi ricordavo che c'era questo sassofono, questo remix sassofonante, jazzoso. Ok, figo. Cosa vediamo noi oggi? Noi vediamo lo story mode, che è molto figo. Dura il solito long play un'oretta. Se no c'è il Grand Prix, che è la solita storia, 4 gare alla Mario Kart. Chi fa più punti vince. Questo è tipo una specie di team mode, VS 101, ok. Perché anche il Grand Prix si può fare in due, come qualsiasi altro gioco che abbia il Grand Prix. Anche su CTR si poteva fare time attack per fare i record col fantasma, solita storia, ma noi faremo story modo. E dopo vi voglio spiegare una cosa di personaggi. Vedi, molto anche il menu, molto Final Fantasy, proprio tutti gli effetti, uno spin-off. From the beginning. Devo skippare io, vero? Sì. Ehi, how did Chocobo? Perché quello è il seed, in ogni capitolo di Final Fantasy c'è un seed, questo è quello della situazione. Infatti c'è scritto anche nella buca delle lettere. E ti devo dare qualcosa di carino, cosa mi dai? Cosa ne pensi? Ma dopo proprio dialetto lui parla, proprio... Questo che dialetto è? Tipo del... non lo so.
del Texas, non so. What do you think, partner? Ho creato un tracciato dietro il mio laboratorio qui. Vuoi farti un giro? Adesso che mi ha regalato questi jet blade, sì, sei pronto? Ah sì, si accelera con quadrato, è vero, e X è il freno. Sì, puoi fare la sgommata se li premi contemporaneamente. The drift. Ok, se rimani incastrato con triangolo possiamo usare la retromarcia. E con L1 usiamo la nostra special ability che è il dash. Ecco, qua volevo arrivare. Qua, oltre a raccogliere i soliti potenziamenti alla Mario Kart o alla CTR, no? Che tra l'altro qua sono proprio le magie di Final Fantasy, quindi troveremo Fire, Firara, Firaga, no, era Fire, Fira, Firaga. Blizzard, Blizzara, Blizzaga, Thunder, Tandera, Tandaga e così via, più altre cose, Reflect, quello della morte, Ultima, Ultimara, Ultimaga, no? E ogni personaggio ha una sua abilità. Il Chocobo c'ha un piccolo turbo, fortissimo. Ma la puoi usare quando la gauge, quindi quando la barra è a livello massimo, perché ogni abilità si ricarica più o meno lentamente in base alla potenza che ha, perché se c'è un'abilità sgrava ovviamente non può ricaricarsi velocissimo. E quella del Chocobo è abbastanza equilibrato, classico personaggio well-rounded, come si dice. Poi c'è il Moguri che è il mio preferito, però è il più scarso, perché adesso spiego. Dai, lo possiamo dire adesso. Praticamente l'abilità del Moguri è quella di volare, quindi evita tutte le pozzanghere, tutti i pericoli per strada, come se su Mario Kart noi volassimo. E potremmo evitare le banane o comunque tutti i pericoli sul pavimento, sulla nostra via. Però qual è il problema? Ti dici forte, sì, però il mago nero e la maga bianca fluttuano e ce l'hanno come passiva, neanche segnata, ma loro sono immuni di base alle cose per terra, perché ai pericoli, perché volano con i loro strumenti. Il mago nero vola tramite una nuvola, tipo nuvola spiri, per farvi capire. E la maga bianca ha il tappeto magico, però dice allora che senso ha scegliere il Moguri, no? Infatti qua, però alla fine te puoi fare i mischioni, ognuno può scegliere le abilità di tutte, però il Chocobo ha il dash, infatti adesso c'è solo lui nella schermata e man mano che andiamo avanti nella storia ne sbloccheremo. Come dicevo, c'era la partenza turbo, non mi ricordo. Ok, tutto a posto, l'ho già testato prima. Il pupetto è 2D, però vedi, se faccio X adesso che fa una prova, fa una sgommata più pronunciata, ma adesso era solo per farvi vedere. In questo primo tracciato, parte questo qui, non serve, perché ha abbastanza grip. Intanto questa è stata la mia sveglia ai tempi delle superiori. Ci sono degli elementi 2D, ho visto. Questo è Seed Test Track, vabbè, che sarebbe il tema del Chocobo. Vedi, uso la sua abilità. Questo è a tutti gli effetti un tutorial, ma si finisce istantaneamente. Lo story mode ha 10 capitoli, ma non dura tanto. Ci sono anche dei filmati belli. Poi la sigla finale è stupenda. Quindi molto semplice anche a guidare, perché siamo sul rettilineo. Ogni tanto sto in silenzio per farvi apprezzare la soundtrack. Guardate, sentite? Jingle che avete sicuramente riconosciuto, essendo appunto. Vabbè, andiamo avanti. Spero si senta tutto molto bene. La cosa più veloce su ruota è
neanche la sua nave volante potrebbe essere all'altezza. Qui. Eccolo. Arriva il migliore. Ehi, sì, hai finito quello che ti ho chiesto? Cosa? Ah, sì, quasi fatto. Sarà ultimato per domani. Ho saputo che hai fatto una macchina per il Chocobo. Solo che quindi ne ho ordinata una anche per me. E non voglio che sia il Chocobo al centro dell'attenzione tutto il tempo. Ah, ok, se vince vuole che il titolo cambi in Mogo Boy Racing. So, dai, fammi vedere la mia macchina, la mia machine. Sì, sto giusto sistemando gli ultimi ritocchi. Domani, sì, domani te la porto a casa, Mog. Quando sarà domani sarò l'eroe di questa storia. Si era scordato, chiaramente. Vedi, qua finisce il primo capitolo. Sono una decina, se non 9 addirittura. Boh, io salvo, va. Ti arruolo come traduttore per quando devo interagire con i bengalesi. Perfetto. Ed ecco cosa ci fai qui. E te che ci devi fare con i bengalesi soprattutto? E continuiamo la storia. Non te fai senti mai. Ok, sono la tua groupie, sono contento. Te ci hai giocato a questo? Ah, questo, ah, ho capito, adesso siamo nel villaggio. No, aveva atteso così tanto questo giorno. Ma non solo cambierà il titolo del gioco, ma anche quello nel prossimo gioco Squaresoft, che non esiste più la Squaresoft, cioè Square Enix. Ah, Mog's Dungeon 2. Scusa il ritardo. Ok, dov'è la mia super high tech mega calcio in culo macchina da corsa? Fammela vedere. Questa sarebbe la macchina più veloce. Sì, lui c'ha il monopattino, è andato fighissimo. Ma non essere gripping, cos'è che si può dire? Non ho mai sentito. L'ho disegnato proprio per te, proprio su misura per te. C'ha pure un clacson. Non è sicuro. Ah, ok, infatti qua introduce il primo potere, perché prima avevamo fatto una gara senza nessun potenziamento, e qua nello story mode ti introduce piano piano, poi nel gioco base ci sono tutti i potenziamenti subito, ovviamente, come se qui piano piano su Mario prima c'è il funghetto del turbo e poi si aggiungono piano piano tutte le magie. Quindi in questo tracciato che lui ha creato abbiamo la magia Hust, che è praticamente un mini turbo simile all'abilità del Chocobo. Ecco, quando hai una Magic Stone premi R1 e te la fa usare e vai più veloce per un po' di tempo. E infatti, come ho appena detto, è come la Dash Ability del Chocobo, ma se ne collezioni, ne raccogli, scusate perché è un false friend, se ne raccogli 2 o 3 all at once puoi avere una versione maggiorata, più potente, potenziata. Tu puoi rubare, è vero, le Magic Stone da dietro, perché le Magic Stone si piazzano dietro il nostro sprite.
E anche per la seconda gara possiamo scegliere solo il Chocobo perché Moguri si aggregherà, piccolo spoiler, dopo questa. E possiamo di nuovo solo scegliere la sua abilità. Ah, bella sta soundtrack. Ecco, infatti, vedi, lui già l'ha usata, io la uso. Vedi, lui usa la sua abilità che vola, ma chi se ne frega di volare? Cioè, è molto meglio il dash. Perché adesso abbiamo Ast, poi facciamo Astara e poi Astega, vedi adesso c'è Ast. Tanto uso il tuo. Se ne raccogliamo un terzo diventa Astega, se non sbaglio. Sto usando i nomi di Final Fantasy, ma penso siano gli stessi, ecco. E quando brilla in questo modo circolare abbiamo il terzo livello. Dura tantissimo, guarda. È durato una vita. Guarda, l'ho lasciato molto indietro. È bello il menu sopra dove c'è Chocobo e Moguri per vedere in che posizione sono. Adesso siamo solo in due, io sono davanti a lui, bon. Che è finito. Cioè l'abbiamo proprio bidonato, biadato. Se no altrimenti nelle icone su puoi vedere se stanno subendo qualcosa, ci sono delle mosse che colpiscono tutti gli avversari e loro rotolano. Ecco, Moguri fa ridere perché è il classico rosicone. Sono destinato a rimanere secondo. E gli faccio, non è che mi hai taroccato la macchina, insomma, mi hai dato una sola. E ho detto no, no. È perché la differenza di abilità, non di macchine. Ah, cioè, in che senso? Il segreto del Chocobo, del dash del Chocobo è nel suo cristallo blu, nel suo anello della gamba, cioè. Ah, quello lì. Nessuno. Una cavigliera a questo punto avrei potuto dire. È così che riesce ad avere il suo famoso dash. E infatti poi lo dice pure perché in confronto al dash il mio flap, che è la sua abilità, it's a flop, giustamente. Non avrei mai potuto vincere contro di quello, è certo. Poi se non, tra l'altro ne è uscito un nuovo capitolo di Chocobo Racing, poi ne parliamo, si chiama Chocobo GP, che io ero gasatissimo, poi alla fine non è granché, però non lo so, ci potrei fare un pensierino più avanti. E ci hanno messo finalmente, visto che è uno spin-off di Final Fantasy, quello che dicevo io, metteci personaggi che si conoscono, questi esseri, sì, il Moguri famoso, ma fai un racing game dove appunto nel prossimo c'è Gilgamesh, c'è Steiner di Final Fantasy 9, c'è qualcuno che si conosce almeno. Qua c'è solo Squall e Cloud, se proprio lo vuoi sbloccare con una gabolina, ma è il personaggio segreto del segreto, adesso non sto a spiegare come, però carino. Ho sentito che ci sono diverse persone con differenti abilità in tutto il mondo, nel vecchio mondo. Perché old con la D tagliata, dicevano in dialetto. Quindi ci sono altre persone, adesso sto leggendo veloce, con altri cristalli come il Chocobo, ok. Perché non andate all'avventura e scoprire i segreti? Ma sì. E così si parte all'avventura. E lui come al solito complotta. E le vuole rubare tutte le abilità. Ok, speriamo che non combinerà i guai, sto Moguri, ma tanto c'è Chocobo al suo fianco e tutto sarà a posto.
Sì, sovrascriviamo. Io lo sovrascrivo per sicurezza. Poi c'è una cosa strana, ve l'anticipo, che una volta finito il gioco tu puoi customizzare un personaggio cambiandogli il colore. Quindi ci sono delle palette da scegliere e dandogli dei punti in base al punteggio che fai nello story mode. E quindi non è che tipo dopo lo puoi fare sempre questo editor, devi ogni volta, se vuoi fare un altro personaggio, devi rifinire lo story mode. Incredibile. Una vita in rovina, perché bella battuta, perché adesso andiamo alle rovine, appunto. Bentornate gente, da dove eravamo rimasti? Chocobo e Moguri raggiungono il cancello del villaggio. Siamo per lasciare il villaggio, ma non è loro, queste sono le rovine. Se qualcuno ci attacca è il tuo turno di combattere, dice il Chocobo. Io mi siederò qui e ti farò il tifo per te, ok? Ma cosa succede? Un golem si anima. Wow, un mostro! Sono il guardiano, cioè il gatekeeper, insomma, il guardiano del cancello. Non andate oltre, è molto pericoloso. Se tu non parla tipo no beat me, no leave village, tu non battere me, tu non lasciare villaggio. Ma sei solo una guardia. Mi hai spaventato. Tornate al villaggio. Dopo vedi anche lui ha un potere, chiaramente. Oh, è un blue crystal. Ce l'hai anche tu. Avete anche voi? Sì. Hai detto perché non scommetti il tuo bracciale in una gara? C'è la tua gemma, il tuo cristallo. Sì, ciao. E il vincitore tiene tutto, ok. E beh, lui adesso anticipa che ci saranno il Magic Stone o Fire on T-Stack, che adesso ti fa il tutorial. One Stone Shot Fire. Aim one in front of you. Sì, è uno sparo dritto per dritto. Two Stone Shot Fira, che è come il guscio rosso di Mario Kart, e a mira automatica. E invece il Firaga, quello che faceva, mi sa che ne distruggeva diversi. Three Stone Firaga, mica one in front of you, che sì, è proprio fortissimo come. Ne trapassa più di uno. Me now what you use, you don't. Me don't want wind like that. Io guardia, io no perdere. Grandissimo, il golem è figo. Ok. E adesso posso scegliere anche Moguri. Dai, io ve lo faccio vedere solo per farvi capire che Sola è. Perché let you fly over a bad terrain. Cosa che appunto dicevo, i maghi fanno di default. Va bene, ma noi usiamo questa abilità scarsa. Che tra l'altro, poi è bellissimo il Moguri, a me piace tantissimo. Ah no, vedi, io l'attivo. Non so se aumenta anche la stabilità, no, è proprio uguale il gameplay. È come un underdog lui. Ok. Glielo sparo, ce l'ho doppio. Forse è un po' più controllabile, ma è solo una mia sensazione. Però almeno posso passare sul verde, cioè nel senso sull'erba fuori pista, sì, ma non è così forte, voglio dire.
e Madosca, ma hanno superato l'ultimo giro così. Dai, non posso perdere così. Mamma mia, che cecchina. No. No, 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 no. Vabbè, me l'ha data vinta uguale, quindi forse prenderò meno punti per fare questa customizzazione. Però se mi ha detto win. Però per farvi capire, Chocobo, vedi, mi ha battuto, che è il computer, perché ha usato la sua abilità, giustamente. Tu migliore di me, penso, ok, potete lasciare il villaggio. Bene, una promessa è una promessa. Dammi il blue crystal, testa di roccia. Io venire voi, con voi. Cosa? Tu avrai il mio cristallo se me venire con voi. No, se io venire uguale con... Anche me. Vabbè, insomma, vabbè. Parla da golem. Ma che tipo di... cos'è che vuole dire? Che cosa, che ragionamento è? Però sei troppo grande per... cioè, con cui discutere, quindi... E io non mi fido di te, palla di neve. Me go with you, me watch you. Che carino. Non ci posso credere. Ma sono il leader, hai capito? E vanno, quando mi piaceva sta schermata qua, che sono fieri così. Sembra che i nostri eroi hanno preso un nuovo partner, un nuovo compagno, eccetera. Bello. Quando salva fa quello sbarellamento, non so se... Yes. Io mi ricordo me lo finivo anche in una mattinata. Sì, infatti adesso che conosco il long play, che dura un'ora. Ecco, adesso c'è il gobelino. No, come si chiama lui? Non è il goblin, è il... Vabbè, non mi ricordo. Bene, Chocobo, Mog e Golem continuano il loro viaggio. Sono finiti in una miniera abbandonata. Lui sembra molto desolata, ecco appunto. Lonson. Com'è che c'era scritto? Vabbè. Ah, sono le montagne di Mithril. E perché qua si può trovare un metallo chiamato Mithril, che noi ben conosciamo da Final Fantasy anche, vabbè, oltre che mille altre robe, vabbè. Ah, quindi da quando è finito nessuno ci scava più, quindi è rimasta un po' abbandonata. Infatti lì il cartello To The Village, che è quello scorso, e bisogna stare attenti, che ho sentito ci sono dei banditi. Stai scherzando? Dobbiamo per forza passare di qui se vogliamo attraversare la montagna. Comunque questi scenari mi ricordano un po' Final Fantasy VII, non so, anche se il tipo di rendering era differente, però come atmosfera sono quelli. Nessuno si muova. Mine o tutto mine? Col coltello, madosca. Allo, allo. Questa me la ricordo, bella. Cosa ci fanno questi ragazzetti in un posto come questo? È meglio che sganci i penny se vuoi stare vivo, no? Cos'è che vuol dire? Ragazzi? Amici, mates? Ehi, cos'è che ha detto? La mia vita, sono... La vita del leader è appesa a un filo, cioè a un palo in questo caso. Ehi, ma hai anche tu un blue crystal? Ma dai. Quanto è bella sta soundtrack. Chissà se l'ha fatta sempre Nobuo Uematsu. Vabbè, molte sono sue, remixate, vabbè. Ok, ti sfido a gareggiare con me per prendere il cristallo, come al solito. Ok, non perderemo. Ci
sarà la Magic Stone Ice in questa qua. Zara che fa più pozze, allora una sola fa una pozza sola, giustamente. Doppia fa Lot of Ice. E Class Bizzaga che però frizza e però va in crash. Quando dice crash intende che fanno un rimbalzino, vuol dire che è proprio non è solo uno scivolamento che dura 2 secondi. Ice Stone, la sua abilità Mag, perché lui ruba, te la rubo. Ma io sai cosa, mi sa che ogni volta scelgo un personaggio diverso, così ve li faccio vedere tutti, va? Adesso scegliamo il golem, che ha il grip up, che anche questo è abbastanza inutile, se proprio lo posso dire. Infatti è un gioco proprio equilibrato per niente. Ah, è bella la soundtrack, dicevamo, delle miniere. Non c'è la scia, non c'è niente. Ah, questo. Madonna, ma è super grippato, cavolo. Io comunque da sto gioco ho comprato che grip voleva dire. Ecco, mi ha fregato pure. Voleva dire l'aderenza. Ah, lì c'era scorciatoie, vero? Non serve a niente. Oh, bella Tommy, che miseria. Gioco simile a Mario Kart, come puoi ben vedere. Adesso io prendo un'altra. Ecco. Io se uso il grip qui, sai che dovevo fare? Voglio entrare qui dentro nel passaggio segreto. Sì, ci ho quasi perso. Basta che non ci famo battere da lui. Che lui c'ha l'abilità di rubare, fighissimo. No, infatti. Cavolo, adesso lui c'ha la doppia Blizzard. Adesso lo freghiamo. Oh, incredibile. Mamma mia. Abbiamo recuperato all'ultimo. Ah, vero, che succede se perdevi? Niente, te la fa rifare, penso. Comunque il golem, anche lui, abilità abbastanza scialla, un po' inutile. Oh mio Dio, cosa abbiamo fatto? Non pensavo fosse più facile. Ok, dammi il blu cristallo. Parlano tutti in un dialetto stranissimo. What's up, Choc? C'è un biglietto, non mi ricordo sta cosa. Ah, lui è Gobin Hood, mi pare. Quindi alla fine è buono e tutti sono contenti. Scusa, mi volete dare la polizia? Se facciamo gli snitch ci guadagniamo, dice. Se facciamo una serie di snitch, fare la spia, no? Se lo non si può di sputtanato, eh. Ok. Non è un bad goblin, dai, poverino. Cioè lui, perché Moguri sempre al profitto, pensa, giustamente. No, ancora vuole mandarlo, vuole portarlo alle autorità, è incredibile. Ok, non farò la spia su di lui. Che succede? Penso che dovrò venire con voi.
visto che sapete tutto, non so. E avete buon fiuto per i tesori altrui, tipo una cosa del genere. Questo può funzionare, vedi, adesso è d'accordo, perché giustamente. E poi non ti preoccupare, non ruberò niente da te, naso rosso. Non mi chiamare naso rosso, grandi orecchie, lunghe forme to working with you. Non vedo l'ora di lavorare con voi, amici. Ma quindi il Chocobo è l'unico che non parla, fondamentalmente. Quindi, ancora una volta, un altro amicone si è unito al gruppo. E cosa gli aspetta questi amici dall'altra parte delle miniere? Lo scopriremo tra 2 minuti circa. Il tempo di salvare. Che c'era da dire? Vabbè, comunque intanto stiamo facendo lo story mode, si sovrascriviamo in una memory card inesistente, virtuale, emulata. Yes, continuiamo. Ah sì, poi tra quelli personaggi segreti dei segreti c'è anche il Cactus, o oh, Mind Your Manners. Sarebbe tipo Mind Your Manners, credo, un gioco di parole, non so. Ma già siamo qui? Perché qua... Vabbè, no, beh. 5, 6, 7... beh, altri 3, 4 livelli ci sono. Con Goblin alla guida, Chocobo e amici arrivano nella Spooky Looking For... arrivano da una foresta molto spaventosa. Meglio stare attenti. Questa è chiamata la foresta maledetta, o cursata per gli amici, no, scherzo. Ho sentito che molta gente è scomparsa senza lasciare traccia, perfetto. Io vedere luce lì. Blah, it can't be. What? Mi hai spaventato? Ho sentito che c'è una magione. No, com'è? Manor? Sì, tipo un castello scuro qua. Castello Nero, Black Manor, non lo so come si potrebbe. Non è meglio tornare indietro. Ormai è too late, siamo già qua davanti. Jeez! È molto spaventoso come un film dell'orrore. It's a jolly idea. Bello. Perché solo Muguri è spaventato. Io, Mua. Ok, andiamo dentro. Qua si apriva, vero? Mi ricordo, ecco. Sicuramente è spaventoso. Sono sicuro che arriverà qualcosa di spaventoso. No, non spaventarmi così. Golly, Golem, che c'è? Ho visto qualcuno lì. Qualcuno vada a vedere. Perché non ci vai tu una volta? Lui col coltello, grandissimo, il gobelino. Oh, grande Chocobo. Lui coraggioso. Non è fino come Perdino, credo che vuol dire così. Ok. Ah, senta, qua non ti introduce il personaggio che stiamo per affrontare, però ti dice: ho sentito che qua c'è la Magic Stone of Thunderbolt. Ne usi una, fa Thunder. E fa un piccolo frizzino. No, spara un Lightning Bolt e fa crashare il nemico una volta. C'ho sto un Tundara, ma cosa faceva? Ah sì, la seconda è imparabile perché il Thunder normale, se stai attento, lo puoi schivare con una curva all'ultimo. Il doppio non lo schivi, è fortissimo, e la Tundaga lo fa su tutti i nemici. Ed è fortissimo. Ok, andiamo. No, mi si sta scaricando il telefono, ma che tanto c'ho la chat qua. Ehi, hey, wait a minute.
Il primo che rimane indietro, secondo la regola degli horror, è che viene ucciso, quindi in ogni caso meglio andare. Comunque qua affronteremo il mago nero che vi dicevo prima che è forte perché lui vola di base, ha già il flap integrato per tutta la gara. E cosa ci fa un tracciato in questo manor? Sì, esatto, qua mi ricordavo che non lo introduceva, mi iniziava subito la gara e scoprivi a post-gara cosa stava succedendo. Prendiamo lui, dai, il gobelino, guarda che figo. Lui c'ha Mag, che ci rubiamo le Magic Stone, meglio di così, quindi se siamo sguarniti di qualche possibile attacco, basta usare l'abilità. Infatti, vedete, il mago vola. E già subito loro il turbo hanno preso. Ah, il mago poi c'è un'abilità potentissima, poi dopo lo usiamo. Ho rubato i miei amici, tra l'altro. Ma io voglio trovare una terza fiamma per usarla. E fare un crash totale a loro. Prendiamo il random. No, ho sparato al Muguri, mi sa. No, sono caduto, mai successo. Dai, vai. Ai. No, me l'ha pure ciulato, vabbè. Per dire, con dei colpetti di X praticamente. Mamma mia, ma io qua scivolo sempre. Dall'ultimo giro abbiamo recuperato abbastanza. Dammi un blu. Niente. Ma dov'è il mago nero? È straforte. Eccolo, chi la usa? L'ha usato lui, chiaramente. Niente, ah no, l'ha usato il golem, dai 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 dai. E lo frega all'ultimo, grazie al golem, grande giocata. Come ho fatto a capire che era il golem? Perché roteavano tutte le icone tranne quella sua, quindi aveva fatto una tundaga che ci ha distrutto tutto e io ho usato il turbo in ripresa e abbiamo vinto, incredibile. Oggi anche molta fortuna, per far sta live, va bene, meglio perché non c'ho voglia di rifarlo. In teoria la facciamo senza mai perdere. Cosa pensavi di spaventarci? Sembra un mago. Solo che quindi è colpa della sua magia se la gente vuole lasciare la foresta. Adesso non so, ho letto veloce. Ah, ha un blue crystal. Ma dai, cioè, incredibile. Non l'avrei mai detto. Ah beh, perché lui proprio non ce l'ha il Blue Crystal, non avevo capito sta cosa. Lui proprio vola così e basta, ecco perché è scarso. Quindi c'è tutta una lore il fatto che lui sia il personaggio più scarso. Lui comunque è il mago nero, non è Vivi di Final Fantasy IX come la gente crede, perché è Vivi che è un mago nero e sono fatti tutti così, tipo orco di Men, no? Dei Masters. Ok, ora abbiamo il migliore degli amici dei Chums, no? Ma come comunicano? Chocobo ha detto prendiamolo con noi. Sì.
vuoi dire grazie? Come possiamo dirlo? Un altro stramboide. Perché non possiamo avere una ragazza carina innamorata dell'eroe per una volta? E lui, anche lui, sempre pensieri molto basic, come in un vero fantasy game, ok? Qualcuno che abbia un tragico passato o un destino triste. Sì, nei tuoi sogni, mate. Il gobelino che parla molto da strada. Oh, altre sono aggregati altre persone. Benvenuti, stiamo giocando a Chocobo Racing, spin-off racing game della serie Final Fantasy. Ah, quindi c'è Sid che è il narratore, dice: abbiamo un misterioso mago. Ok, no, ha lampeggiato la luce un attimo, ho preso un colpo. E che si è aggregato ai nostri amici. Cosa succederà? E come al solito lo scopriremo tra un paio di minuti. Il tempo, tempo di fare salva e dire continua. Quindi adesso usiamo i personaggi in ordine, così vi faccio vedere il mago nero che è straforte. Yes. Siamo già un'oretta, comunque sì, è un po' lunghetto, abbiamo fatto 10 minuti di dimostrazione prima. Abbiamo visto la recensione e la copia originale, come disse qualcuno. Chocobo and Friends, we're getting kind of... scusa, devo tradurre. Chocobo e amici sono abbastanza stanchi di tutto il viaggio che hanno fatto finora. Abbiamo nuove... No, perché ogni tanto mi arrivano dei messaggi. Risponderò dopo la live. Abbiamo nuovi amici, tra cui il mago nero silenzioso e che li ha guidati verso un villaggio di maghi e maghe. Ok. E siamo a Misidia, il villaggio dei maghi. Ok. Cos'era? Questo è comunque un tema anche di Final Fantasy storico, ma non mi ricordo. Guardate, c'è un mago bianco, una maga bianca in questo caso. Come volevi, Mog? Wow, fantastico, excuse me. Potresti... castare, no, beh, potresti lanciare cura su di noi? Eh? Chi siete voi? Da dove venite? Siete persi? Wow, che ragazza, what a babe. Ci siamo incontrati prima d'ora? Potresti lanciarci cura per recuperare le forze del nostro viaggio? Comunque da quattro che erano, saremmo rimasti in due, chissà chi erano. No, dico dei spettatori, volevo salutare, vabbè. Ma nessuno comunque a questo tempo, tutti stanno lavorando probabilmente. Ok, a flu shot o something, cos'è? Non ho capito questa... cos'è il flu shot? Ah, tipo un... no, non l'ho capito. Ok, fatemi vedere le mani. Quanto è figo il mago nero che vola sulla sua nuvola, bellissimo. Oh, tutti avete la magicite. Magicite. Non so come si può dire. Però magicite mi fa morire, tipo la dragonite, no? Dragonite. Vabbè. E quindi... ah, esatto, quindi la stavate... cioè, stavate portando questi cristalli senza sapere di cosa trattasse, insomma. Sono frammenti di magicite. Io chiamo magicite perché mi piace in italiano. Io ho sentito prima il leggendario cristallo. Quindi abbiamo un po' di leggenda qui, eh. Oh, per favore, zitto. E tu non l'hai... tu sai che non ce l'ho. Ehi, ma io ce l'ho uno anch'io. No, poi comunque sta storia è lui proprio il più tribollato di tutti, veramente.
cioè, è triste il fatto che lui si lamenta. Infatti mi sa che l'avevo percepita anche quando ci giocavo da piccolo, che lui era proprio il più sfigato, poretto. E tutti hanno abilità sgrave tranne lui, madonna. Dimmi, voglio sapere di più a riguardo. Sembri così avido tutto all'improvviso. No, mi si è scaricato il telefono, vabbè. Adesso passerà a un spettatore sicuro, se non a zero. Vabbè, non importa, io lo faccio per chi mi piace. E mi domando se è abbastanza sicuro raccontarlo a una persona come te. No, per favore, raccontalo, tutti vogliamo sapere la leggenda. Ok, penso che basta che non siete così avidi come questo piccoletto. Perché prima non facciamo una garetta, proprio così, una garetta al giardino fluttuante, che se Floating Garden sarebbe la sua pista. Se vincete, ve lo dico. Se riuscirete a battermi, insomma, se riuscirete a vincere, ve lo dirò. Ah, qua abbiamo la Magic Stone of Minimize, che su Final Fantasy appunto ti riduceva piccolo. E qua è tosta, perché ti riduce, quindi sei anche meno come il fungo, no, come il fulmine su Mario Kart, no? Essendo ridotto di dimensioni, cioè sei sempre veloce uguale, però essendo ridotto sei più lento, non so se mi spiego, in proporzione, cioè tu vai sempre veloce a quella, tu vai sempre a quella velocità, ma essendo più piccolo sei più lento. Quindi vai più lento, sì. Questo ti permette di lanciare mini, che esatto, ti abbassa di statura, di size, no? Di misura. E se ne raccogli 2 o 3 diventerai ancora più smaller e lento. Sì, cioè, ovviamente lento, solo che io faccio un altro ragionamento più matematico. Cioè, è ovvio che sei più lento rispetto a prima, però la tua velocità base, insomma la tua potenza di gara è sempre quella, ecco. Solo che sei più piccolo, è tutto in relazione appunto alla tua grandezza. Però sì, fondamentalmente, tirando le somme, sei più piccolo e quindi sei più lento. Quindi punzecchiare, non so come puoi dire, i piccoli guys è nel tuo stile. Tradurre un po' così, però va bene. I'm worried about the altitude and your attitude. Battuta che non si può tradurre, insomma, non dal tuo comportamento, ma dalla tua altezza, va bene. Non mi dire che hai paura delle altezze. Perché dovresti? Hai le ali, wow. Io? Poi lui dice Mua, paura delle altezze, ti farò vedere. Ma se vinciamo devi raccontarci della leggenda, ok? Sì, lo prometto. Qui, a posto, let's go. Chi c'è da usare? Il mago nero, Black Magician. Comunque la parola sotto sono i veicoli, tipo lui c'ha le Jet Blades CR, Mog Mobile R2, Rock'n'Roll V8, tra l'altro il V8 è il motore, quello di Mad Max se non sbaglio, Gobcat H4, lui c'ha la Magic Cloud Mark 1 e lui c'ha il Magic Plus. Cosa vuol dire? Non so se lo spiegavo prima. Increase your Magic Stone Power, cioè lui appena c'è la carica raccoglie una Magic Stone e c'ha già il livello 2, capito? E quindi se tipo puoi farmare, puoi arrivare a livello 3 semplicemente aspettando che la barra si carichi. Quindi è proprio forte lui, cioè proprio... Va bella sta musica, ma tutte sono belle. Tipo io adesso ho raccolto questa, ecco, già a livello 2 perché l'ha potenziata. No, e me l'hanno rubata. Poi c'è il gobelino. Vedi, è una passiva. Io premo L1, non succede niente. Qua posso usare Minimize.
l'ho usato a quello dietro, poverino, che neanche era... Quindi abbiamo scoperto che quando ho usato il Moguri c'è la data vinta uguale, perché basta battere il boss dello stage. No. Tanto lo uso il minimize, che sono due angioletti, quello che ho usato io, e se ne raccogli tre sono tre, credo. Vedi, questo è il freeze fortissimo, l'ho usato il goblin. Dai, sempre all'ultimo giro. Posso guardare dietro in qualche modo, no? Perfetto. Se tieni premuto non conviene, vedi, fa sgomma troppo, invece devi fare dei colpetti di X, tipo così, sì, e si riassesta bene. Io ho sempre giocato così, ovviamente. Perfetto, comunque ogni stage, vedi, 2 minuti e mezzo dura circa, abbastanza easy. Quindi adesso aggreghiamo lei, poi che c'è rimasto da aggregare? Mi ricordo. Vabbè, poi c'è il boss finale, fighissimo, vabbè. Oh, siete meglio di quel che pensassi. Ora lasciaci sentire la leggenda, ascoltare in questo caso, vabbè. E non risparmiati sui dettagli, cos'è che aveva detto? L'hai promesso, ricordi? Che poi è un po'... Dov'è c'era la magicite sul primo Final Fantasy? Non mi ricordo, comunque era tipo Crystal Heroes, no, ste robe qua. Comunque bellissimi sti artwork, sono belli, fa impazzire il mago nero, vabbè, anche il Moguri. C'era un frammento di magicite che si è scatterato, no, scherzo, si è frammentato all over the world, in tutto il mondo, però prima ce n'era uno solo, chiaramente, che poi si è frammentato, ma la gente combatteva per ottenere il suo potere, fondamentalmente. Infatti vedete che così il creatore di Missidia, cioè il sì, il grande mago bianco, cioè non dice che è bianco, però c'ha la stessa tunica. Ma i bianchi sono quelli di supporto, che si sono più su queste cose, no? Ha rotto il cristallo in 8 pezzi e l'ha frammentato ai 4 venti, un po' come Sfere del Drago, no? Per assicurarsi la ricostruzione più avanti del cristallo di magicite, quando tutti i pezzi saranno di nuovo uniti. Questo significa che se tutti i pezzi saranno messi insieme di nuovo, potremo ripristinare il cristallo di magicite. Lui lo vuole tutto per lui, chiaramente. E fai proprio per gente come te che è stata rotta in pezzi, tu lo sai. Ah. Ok, penso che non è stato molto utile, quindi mi aggrego a voi, ok. Devo prendere la responsabilità di questa cosa, insomma, di questa leggenda che vi ho narrato. No, io non sono d'accordo. Ma come, non eri tu quello che voleva una ragazza nel gruppo? Quello di Full of Blocks. Hey guys, madonna che termini. E cosa dite il resto di voi? Lui non dice niente, non gli frega niente. Ok, bene, deciso, a posto.
No, io non ci sto, mi trattano come un fiolino. Potrei sembrare carino, adorabile, ma sono rispettato come un adulto nella società Muguri. In più la maggioranza, qualcosa. Ehi, non potete lasciarmi, aspettatemi. Sì, aspetta che si crea tutto un cristallo. Sì, fa finta di fare un po' l'orgoglioso, eccetera, eccetera. E quindi la nostra gang, finalmente la sua eroina, si è unita al gruppo, e ok. Come dire, but we could rest of them doggone magicite shall be. E riuscirà a mettere le sue zampe sopra la magicite completa, no? Per dire, e dominare il mondo. State sintonizzati la prossima settimana in Chocobo Racing. Ma non è vero, perché noi lo guardiamo tutto oggi e lo vedremo tra pochi minuti cosa succederà. Adesso che livello c'è? Abbiamo fatto il mago nero, la maga bianca, non mi ricordo chi c'è a sinistra, perché va in quest'ordine. No, lì c'è, no, è finito, mi sa, eh. Ah no, prima c'è lui, ok. Poi c'è il boss finale, ok, mi sono ricordato. Ah no, è vero, c'è lui, grandissimo, il Chubby Chocobo. Chubby Chocobo, io lo chiamo Chubby Chocobo. Infatti nel mondo, questo ho super inventato, serve un Chocobo ciccio. Pazienza. Cioè, pazienza, è così. Ah, pensavo di vedervi la vostra settimana, invece siete qui a leggere già il nuovo episodio, bene sì. Quindi vogliamo sapere cosa è successo prossimamente, andiamo. Ah, sono affamati. Ora abbiamo un'altra buca da sfamare. E abbiamo sempre meno cibo in giro. È ovvio che siamo affamati. Suppongo tu abbia ragione. Sto parlando di te, bocca grande. Questo adesso ha suonato forte. Sei stato tu, Golem? Sì. Ah no, non è stato lui. Cosa? È un terremoto o lo stomaco di qualcuno sta gorgogliando? Non so come posso dire. Cibo, datemi cibo. Ma il nome del colesterolo, chi sei tu? Sono Chubby Chocobo. Avete del cibo? Vabbè, basta non diventare come lui, ha detto. Siamo affamati anche noi. Vuole mangiare i pezzi di magicite. Ah, lui ce l'ha già nello stomaco. Infatti mi ricordavo questo. Tra l'altro c'è il glowing fatto con dei pixel a griglia, tipo Super Nintendo, insomma pixel art, mi pare. Un po' di, per far vedere che stramba, perché stona un po', non so. Sì, sta glowing, no? Sta brillando. Veramente l'hai mangiato. Quindi c'è lui, quello che pensavo prima, poi il boss finale. Datemi qualsiasi cosa, sto mangiando un altro big guy. Ok, facciamo una gara. Se vinciamo, prendiamo il Blue Crystal. Ma come una gara? Io sto morendo di fame. Insomma, un po' così. Non ci può mangiare tutti, ok. Lui, tu sembri appetitoso. Anyway, in questa pista c'è il Reflect come mossa. Quindi se uno ti attacca ti rimbalza addosso fortissimo. E mi sa che non si può potenziare, perché tanto Reflect è solo Reflect. Cosa vuol dire? Ah, usa solo una stone. Ok, sì, come vi ho appena detto, perfetto.
Il gioco aveva preso 80%, uscito, non stavo a leggere la rivista, in maggio 99 in Giappone. Non ti tocca usare lei, quel Cosmic Carpet. Lei c'ha la barriera, praticamente si carica non mi ricordo, abbastanza veloce, mi pare, però dura tantissimo, cioè praticamente te tutto il match sei immune ai colpi. Io adesso sto usando ogni personaggio con la propria abilità, se no noi possiamo già fare i mischioni. Anche lei vola, quindi immune. Ah, qua si poteva tagliare qui. Vedi, c'è la barriera, poi mi sa che l'ha usata anche in automatico. Hai usato subito la shortcut. Sulla rivista c'è scritto: quando usate il tappeto volante, penso che si riferisca alla maga bianca, slitta troppo, ma in realtà neanche tanto. Qui ci sono i simboli del menu principale, story mode, insomma. Qui c'è quella porta che non si è capito. Ah, vedi? Ah, no, non l'ho fatto in tempo. Invece il reflect lo usi. Vedi, dura un po' anch'esso. Vedi, adesso ce l'ho doppio. Poi chissà se ha priorità il reflect o lo scudo, perché sarebbe bello riflettere. Passo nella parte normale della pista. Un altro reflect. Infatti ho riflettuto il minimize. Guarda come caricano le cose, anche nella versione vera era così, non lo so. Vedi, sì, la usa in automatico l'abilità, c'ha la barriera praticamente tutta la partita. Vedi, qui sono i simboli del menu principale. Poi c'è sto potere qua, fuori strada, non so perché, mi pare che non ci siano altre shortcut. Vedi, posso passare come vi dicevo sopra le pozzanghere. Ho deflettuto, ecco, ma cavolo, mi stanno sparando di tutti i colori. No, cosa mi hanno lanciato? Ah, forse. Oh! Ho evitato una tundaga grazie all'abilità. Ah, oh, guarda, no, non ho evitata un'altra ancora. Infatti l'ha rimbalzata dietro. Ah no, è finito. È spento il telefono, dopo lo ricarico. Ero debole perché ero affamato. E il tuo stomaco, il cristallo nel tuo stomaco ha una fantastica abilità. Però mi fa rimanere sempre molto affamato. Ma vomita, cioè. Vomita il tuo cristallo come promesso, cioè il Coke Up, cioè nel senso di sputarlo così forse vuol dire, no? Insomma, non uscirà troppo presto. Dovrà uscire, insomma, forse vuole dire che lo defecherà, non so. Quindi si aggrega per mangiare tutti i cibi. Vabbè, eccetera, eccetera, personaggio un po' così, molto cartunesco, anche tutto il mood di questo gioco. Sono un pozzo senza fondo. Forse se adesso lui lo aggrega, dice, se lo lei ascolta con l'orecchia gigante,
se gli diamo tanto da mangiare forse verrà fuori prima o poi. È disgustoso, ma toccherà farlo, no? Speriamo. Sì, vieni con noi, Ciubi Ciocobo. Ciao Bicio Cobo, non ti vergognare, non essere timido. Continuiamo il nostro viaggio insieme. Ah, perfetto. Ti sei scordato del nostro accordo alimentare, no? No, non volevo mangiare voi. Hansel e Gretel e il cioccolato sono vestiti così, vabbè. Ok, lasciamo i nostri amici con questa, con questo finale alla Grimm, alla Fratelli Grimm, perfetto. Penultimo livello, adesso andiamo. Comunque, quando faccio lo streaming, anche se è arrivato il caldo, comincio, non so, un po' a star male. Dopo devo andarmi un attimo a riposare, che sennò... è freschetto, perché da me è proprio freddo. Infatti non ne posso più un po', però insomma, show must go on. No, però bello, mi piaceva rigiocare a Chocobo Racing. E comunque mi scocciava anche saltare un episodio per malattia, tra virgolette. Infatti di solito la faccio il giovedì, ma sono due venerdì che lo faccio. Eccolo, il Behemoth, mostro classico di Final Fantasy, quello che lancia poi la meteora, no? C'è anche su Monster Hunter come special guest l'ultima volta, perché l'ho visto lì, se no c'è anche negli ultimi, accompagnati da Chubby, il Crystal Consuming Chocobo, come posso dire, il, non lo so, in italiano non c'ho voglia di tradurlo, il Crystal Consuming Chocobo, il consumante, vabbè, insomma, avete capito. E vanno a finire in una grotta sempre creepy, spaventosa comunque, e in una wasteland, quindi tipo una zona desertica, desolata, che non ho mai visto prima. E state cercando i frammenti di cristallo, ho sentito qui che ce ne sono nella Vulcano Valley, chiamato questa pista ovviamente. Oh, sarebbe fichi, cioè gobsmacked l'uso da questi slang inventati. O non lo so, forse non lo conosco io. Quindi in verità sai qualcosa. Quindi non è che mangi solamente. C'è qualcosa che non va qui. Che succede? Poi se te fai skippi tutto, questo si può fare in speedrun. 2 secondi se vuoi customizzare il personaggio, come vi dicevo prima. Vabbè. Mi sono dimenticato di dirvi che bisogna essere estremamente attenti. C'è un mostro magico che vive qui. Che cosa? Un mostro magico? Perché non ce l'hai detto prima? Ecco, tutti si mettono in posizione. Non mi piace l'aspetto di quella cosa, non dirlo. Non dirlo a me. Ah, questa è la famosa bestia conosciuta come? Poi c'è la canotta, il Behemoth, fighissimo. C'è la canotta, ah, il tatuaggio, bellissimo. E lui è tipo il Bowser della situazione, come prestazioni, mi sa, comunque è grosso. Spero che abbiate avuto una buona vita. Buono buono. Perché nessuno lascia il Vulcano o Valley vivo. La valle del vulcano, la valle vulcanica, possiamo chiamarla, non so. Noi siamo solo venuti qua per i cristalli di magicite, non vogliamo disturbarla, signore. Fa vedere che ce l'ha anche lui. Vuoi dire questo? Oh, questo è il pezzo più grande mai visto. In questa, nel vulcano valley, c'è la Magic Stone of Doom. Lancia una spaventosa maledizione ai avversari di fronte. Dopo 10 secondi di countdown ti fa un crash, come dicono loro, cioè ti danneggia. Sarebbe la morte, quella col tempo che c'è anche su Final Fantasy, che appare una piccola morte
e alla fine del countdown, in questo caso sono secondi, su Final Fantasy sono turni se non sbaglio, subisci dei danni mi pare, no, oppure era quello che, no, non mi ricordo, forse era solo quello lista death che o entra o non entra, vabbè, comunque. Ah, però la puoi trasferire toccandolo così con il kart all'avversario. Cioè, ma questo è sleale, fa, ok. Se volete il cristallo dovete battere. Poi lui c'ha un'abilità forte che è la charge, ve la spoilerò, praticamente è come il dash del Chocobo, solo più corto, perché sennò era più forte questo. È come la charge Fat Burner Plus. Si tocca a lui, vero? E lui c'ha receive, cos'è che faceva? Ah, prende una Magic Stone usata su di te, figo. E c'ha la charge che è praticamente un turbo che è meno efficace ma che danneggia i nemici che tocca, fortissimo. Comunque non noto tanta differenza tra un corridore e l'altro, è bene o male si guidano tutti bene. Anzi, lui molto bene. Ah, è questo. Bella questa musica, fighissima. Oh, si sente tutto bene, spero, eh. Equilibrato tra voce e musica e gioco. Lui c'ha un ottimo grip, tanto. Ma receive non ho capito, solo se la usano su di me la posso ottenere? Vabbè, allora non prendo il reflect. Tipo adesso l'ho subito, ah, e la ottengo, perfetto. Si ricarica anche abbastanza veloce. Gli voglio rubare, ok, gli ho rubato l'ast. Siamo per l'ultimo livello, poi boss final. Comunque dicevo, è uscito un nuovo capitolo, Chocobo GP, hanno messo personaggi un po' più conosciuti tipo Gilgamesh di Final Fantasy 5, anche 8 per carità. Voi chi è che c'è che si conosceva? Non mi ricordo. Ecco, il Doom è questo. Che però se sei il primo lo lancia al secondo, quindi ecco, me l'hanno rimbalzato. Che sfiga. Cioè, credo me l'abbiano rimbalzato. Però, ah, vero, non me lo dà perché l'avevo già subito, non lo so. Forse perché era rimbalzato veramente. Se era rimbalzato non te lo restituisce, ovviamente. Questo non serve a niente perché sono tutti molto dietro, tra l'altro. Eppure. Sì, sto pezzo di lava me lo ricordo che è praticamente un blocco. Non dà per niente l'idea di fluidità. Grandissimo, Chubby Chocobo vince la gara del vulcano. Io ho visto prima un long play perché non mi ricordavo quanto durasse lo story mode. Praticamente questo lo fa di 2 ore. Vabbè, che il mio durerà 2 ore perché ho parlato e sto andando molto lento. Però chi ha fatto ha fatto anche la modalità Grand Prix, ma che è inutile, vi dicevo. Cioè, tanto le piste le abbiamo già viste tutte nello story mode, i poteri li abbiamo visti tutti, quindi basta vedere questo. Questo è il vero long play, lo story mode. Oh my gosh! Non posso crederci che abbiamo vinto, dice Moguri. Sono finalmente arrivati, sono stato sconfitto.
Ora che ti abbiamo battuto, dacci la magicide, per favore, dice a bassa voce. Devo mantenere la promessa. Poi cosa succede? Attenzione. La profezia? Mi stanno accecando. The first official to be continued. Il primo continua ufficiale della vecchia storia. Ora tutte le magicite, tutti i frammenti di magicite sono riuniti e stanno brillando verso come il sole. Cosa succederà ai nostri amici? E non mancate l'ultimo episodio di Final Fa che si chiama Final Fantasia. To be square, vabbè, battute su battute, riferimenti. Yes, ma tanto adesso vediamo subito cosa succede nell'ultimo episodio. Si sente bene, vero? Aspetta, do un atto. Perché c'ho, devo cambiare microfono. Questo se già stai qui non si sente niente. Poi se per il format estivo, se vogliamo fare qualche partita, mi serve un microfono dove anche chi sta di fianco a me o di qua, quando parla, si deve sentire. Perché sarà una cacciara. Allora, Final Fantasia. E chi è questo draghetto? La figura, perché se ci avete fatto caso, in ogni capitolo fa vedere già il personaggio nel libro, no? Hanno cominciato a brillare, mi stanno accecando, dove eravamo rimasti, insomma, si riprende un po' quella scelta narrativa di riprendere le ultime battute dello scorso episodio. Cosa? La mia stella sta brillando. Quindi ce l'ha sempre avuto, sai che non me la ricordavo, infatti. Però comunque l'abilità fa schifo, insomma. Quindi ce l'ha sempre avuto. The time come to, qua che dice all eight fragment, perché, perché parla così. Ora che tutti i frammenti sono stati riuniti insieme, ancora una volta hanno aperto le porte di fantasia. Cosa, Black Mage, cosa, tu puoi parlare? Perché forse è stato posseduto, cioè insomma è stato incanalato. Attenzione, FMV. Benvenuti a Fantasia. Io dico Fantasia più. Puoi fare una traduzione personale. Il reame degli Esper. Non abbiamo visitatori da diversi secoli. Perdonateci, Sua Maestà, non sapevamo accadesse. No, non dirmelo. Cosa tu sapevi questo? Lui re di Esper. Cosa? Dici la leggendaria bestia dell'illusione. Mi alzo un po' che prima la schiena, non voglio stare così, se no non mi si vede. Grande re di noi, cioè di noi, di tutti quanti. Lord Bahamut, eccolo. Per chi conosce Final Fantasy, non c'è bisogno di presentazione. Per chi invece cos'è che ho detto? Per chi invece, per chi non conosce, Bahamut è un grande classico, una summon classica di Final Fantasy, nonché è apparso come boss in alcuni capitoli, forse nel 10 per sbloccarlo, perché lì gli eoni li dovevi sbloccare. Vabbè, la vostra forza e coraggio hanno portato nell'Outer World, nel luogo della vostra prova finale, per vedere se siete, perché ho i vuoti di memoria, Worthy e oddio,
Queste le emozioni della diretta. Non mi viene in mente, porca miseria. Che poi la uso spesso come parola. Degni, degni, ok. Grazie. Grazie, Thor. Sì, esatto, degni avversari. Una prova finale. Speriamo in una gara. No, infatti, bella la chat per quello. Siamo qui in Fantasia. E qua, ecco, qua c'è la pietra magica di Ultima, che è l'attacco finale globale. Cosa fa? Questa è la Ultimate Magic che ha usato Ming Wu per sigillare, no? Tutte le cose, no? Usando una singola ultima, quando dice spin out sarebbe che girano e basta, è tipo come se scivoli sul bagnato, quindi easy, però su tutti gli avversari, quindi forte. Con due li fai crashare, quindi fai rimbalzo potente, quello che dura di più. Con tre fai catastrophic crash, che fanno due rimbalzi, cioè ci vuole più recupero. Cioè in termini di Mario Kart sarebbe... La scivolata sarebbe quando vai su una banana, che è meno efficace ed è un guscio sparato, capito? E poi il catastrophic crash mi sa che ce l'ha solo questa e qualche altra abilità forse. E la sua abilità speciale, che è fortissima. Ok, ecco perché è stata sigillata. Ah no, non è che l'ha usata, è stata sigillata sempre da lui, ok. Se volete imparare... desiderate imparare il segreto di Ultima, dovete apprendere l'utilizzo di queste pietre e sconfiggerle. E apriva le ali, bellissimo, non ricordo come fosse ieri. Giocavo comunque questo format è un revival di quando io d'estate stavo da mia nonna, c'avevo la mia PlayStation 1 con i giochi masterizzati. Bimo Buggy 99, lui fighissimo. E lui c'ha la charge, diceva accelerate to attack opponent, quindi come il dash ma che fa male, però giustamente non è veloce e duraturo come il dash del Chocobo. Che comunque il dash, infatti, essendo anche la prima abilità che abbiamo conosciuto, è quella che si difende tuttora meglio, ma anche questo non è male. Questo è il tracciato finale, subito ultimo, ecco appunto, ciao. Musica stratosferica è di Final Fantasy questa, mi pare. Ci sono i carbuncle dietro per pubblicizzare Final Fantasy 8, perché questo era molto per pubblicizzare Final Fantasy 8. Me l'hanno ciulato bastardo. Vedi che dura molto meno del dash, però si ricarica molto prima. E adesso, ecco, questo è il Mega Flare, che è l'attacco di Bahamut, per chi conosce Final Fantasy, ed è come ultima, colpisce tutti. Quindi quegli esserini verdi sono appunto Carbuncle. Questo è Ramu. No, lo volevo colpire con la carica. Eccolo, uno ha usato ultima di terzo livello. Però... Vabbè che l'ha fatto. Ma ancora deve finire un... Ecco, ciao. Stavo di... Deve finire un giro. Lui ogni tanto usa Mega Flare, quindi bisogna aver preso già un bel distacco. Va bene, questo ce la siamo subiti tutti, perfetto. L'importante è che non vince Bahamut. Dai, 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 veloce, veloce. Voglio fare una tandaga. Ah, lì poi c'era il passaggio segreto. Sì, però non mi rubate. Oh. Perfetto. Non la voglio potenziare un po'. Pensa se c'avevo il mago nero, la potenziava già. L'ho usata prima che me la rubassero. Qualcuno l'ha riflettuta. Se pensa, ecco, Mega Flare ovviamente.
Quello chi è? Non riesco a capire che Salmon è questa gente. E vabbè però, Ok, minimizzo un po'. Ok, il fulmine non è stato efficace. Oh, questo no, errore da stupidissimi. Poi all'ultimo giro, capirai. Qua c'era un passaggio segreto, ma non mi ricordo dove. Ah, lì sotto, che dovevi cadere forse. Ok, ci siamo colpiti tutti, però io recupero un po' più tardi. Sì, lì se cadevi c'era sto ponticello, ma dovevi sapere a memoria, e così non ce la farei. Poi l'ultimo giro non voglio rischiare. Va là che la charge è forte. Bello, distaccati bene. Posso subire forse un altro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ovviamente anche Bahamut vola ed è immune a tutte le cose per terra. Quindi diciamo, questi tre personaggi, Bahamut, Mago Bianco e Mago Nero, hanno una passiva in più che è forte, insomma. Poi dopo, se tu scegli uno di loro tre, in base a se ti piace più velocità o no, e un'abilità forte, tipo quella del Mago Nero, sei già a cavallo, ok. Ben fatto, avete passato il mio test finale, la mia prova finale, se vogliamo proprio essere precisi. Lo sapeva, sapete perché è stato rotto in 8 frammenti il cristallo di Magicite? Perché il grande maestro Mingwu, per non far causare troppe guerre, no? L'ha diviso in 8 pezzi, lei dice, no? Come è stato insegnato alla scuola dei maghi bianchi. È vero. L'umanità ha combattuto per ottenere la Magicite per eoni, per aprire il portale di Fantasia e rubare il potere magico dagli Esper per degli scopi egoisti. Lui dice, boh, questi avidi umani, perché lui è il più avido, infatti dice, senti chi parla, gli fa, no? Quindi per paura del futuro degli umani, il grande mago Mingwu e io, quindi anche lui, anche Bahamut, hanno deciso di rompere il cristallo e di frantumarlo in tutto il mondo. Così gli 8 possessori del cristallo potevano raccoglierli insieme e aprire il portale. Per, appunto, solo chi era degno adesso poteva trovare Ultima. Ah, ok, no, trovare Ultima, insomma, che qua c'era la magia Ultima. Per sigillare questa magia, che era più forte, come si sa. Quindi non siamo mai morti, cioè non abbiamo mai perso. Quindi è stato per l'amore per l'umanità da parte di Mingwu e Lord Bahamut. Esattamente. Ma guardando voi ragazzi sono sorpreso. Sono positivamente sorpreso. Chocobo, Chocobi, Moguri, Golem, Goblins e umani. Ma gli altri non sono tutti umani. Vabbè, sì, era per far generico. Tutti da differenti specie. Che una volta si facevano guerra per la Magicite, ora sono insieme per la pace finale e l'armonia. Durante questi secoli il portale di fantasia è stato sigillato e il sottomondo è cambiato in meglio. Da questo giorno possiamo tenere il portale direttamente aperto, perché siete bravi fondamentalmente, no? Così posso monitorare il vostro futuro. Cosa succede adesso?
Ora, visto che lo scopo è stato ultimato, è stato compiuto, fulfilled, quando mi piace come parola. E Fantasia esiste, cioè esiste in armonia, come si può dire, insomma, rimane in armonia. Restate con noi dopo il titolo di coda, che c'è un boss segreto, eh. Non volevo spoilerarvelo, però. E quindi, come fa? Tutto quello che abbiamo fatto, le gare, dice, no, lui. Ma come? Questa esperienza, abbiamo incontrato Lord Mammoth, il re degli esperi, abbiamo cambiato il destino del mondo, e... Adesso, quindi non c'è bisogno di stare in giro, I suppose, ha detto, mi pare, velocemente, in uno slang, il gobelino. E ora guardiamo sopra il mondo, monitoriamo il mondo e viviamo in pace, eccetera, eccetera. Già, non voglio banalizzare, è molto carina la storia, molto fiabesca. Tra l'altro, sigla dei titoli di coda, bellissima, l'avevo mandata anche ai miei compagni di corso come saluto finale, perché è proprio questo, siamo stati insieme per 2 mesi di concept art e poi ci siamo divisi come loro. Adesso farà vedere ognuno cosa va a fare. A me non commuove, però è una bella canzone molto... Ah no, ok. Solo lui non è rimasto contento. Stavo vedendo che si skippa da solo adesso. E lui ancora rosica. Perché non ha capito qual era la morale, insomma. Voleva diventare schifosamente ricco, ma alla fine. Lui arriva lassù che lo trolla e dice: Sì, ciao. E qui è dove porta la mia storia. Ci incontreremo in un'altra storia con il buon Chocobo e i suoi amici. Non è vero? Non so, singolo nuovo per PS4, Switch, tutte, c'è tutto. Nave di Sid. Ovviamente lui è un Sid ispirato a quello del 7, fondamentalmente, anche se ogni Sid è diverso. Perché in ogni capitolo di Final Fantasy si dà 1 ora e 46, c'è da fare il finale, da ascoltare la musica finale, fare una garetta easy e poi ci possiamo lasciare. Guarda che belli, tutto il team con anche Bahamut. Bahamut comunque fortissimo. Adios amigos, cos'è che ha detto? Non stavo lì, stavo guardando l'artwork. Ok. Diamond in my heart, se non sbaglio si chiama, bellissimo.
Bene, adesso ci dovrebbe essere il punteggio per creare questo personaggio customizzato che non ci interessa. No, comunque, sì, vabbè, certo, canzone così, però mi piaceva molto, ma mi piacque particolarmente, ma anche adesso non mi dispiace. Oh, dai, tanto sono arrivato sempre primo, no, a parte una volta, no, 71 scarso, ma io poi non ho capito da cosa dipende, devo sparare di più magari, non lo so. Praticamente cosa succede? Mi fa scegliere un pupetto, può essere anche Bahamut per dire, mi fa scegliere un colore, guarda tutte le skin per dire. Ma così è, lo puoi fare solo in questo menu. Se io adesso spegnessi, perdo la possibilità e devo rifare tutta la storia. No, devo rifare l'ultimo livello, per carità. Io voglio fare il Moguri, che è il mio preferito. Vabbè, giusto per. Io l'avevo fatto così. Però già la skin base mi piace. Però se proprio lo voglio cambiare. Qual è una bellina? Questo è tutto grigio? No, no, questo è arancione. Con il monopattino verde. Posso ancora tornare indietro per dire sì. Ah sì, ok. Però da qui non si può tornare indietro. Io mi ricordo che avevo fatto proprio lo stesso personaggio preciso. E poi qua posso mettergli delle stat. Ability gauge così. Ah, less spin out. Però grip. Ecco. Boh, ma tanto così per farvi vedere non ci giocherò mai con questo personaggio. Dai, così mi piace la stat. Toh, max speedo. Posso fare anche un test. Toh, famoci pure il test. Dai, tanto dura 2 secondi. Premo start quando si sì, per vedere se drifta bene, così per farvi vedere. Dopo con questo lo puoi usare nel Gran Premio. E dopo ovvio che c'è un personaggio più forte. Vedi, c'ho lo sprite col colore cambiato. Oh, ma fetta un bel po', ci credo, è un personaggio custom. Vedi. Ai, oh madonna, ma comunque è giocabile, non è che l'ho fatto così scarso, l'importante è che. Vabbè, finito il giro, basta. Lo salvo, lo chiamo Mompezuma in onore di questo programma, di questo canale. Finish customer. Are you sure? Yes. E adesso vedete cosa succede. Is this ok? Madonna, vedere Mompezuma scritto in un gioco così vecchio mi fa strano, proprio si vede. Non l'avrei mai detto. Sì, salvano nella memory card virtuale, non ci giocherò mai più. Sì, sovrascrivi quello che ti pare. Oh, buona Tommy. Ci sentiamo prossimamente. Se non stasera, se non ci becchiamo stasera, ci becchiamo prossimamente. E perché non mi ha fatto affrontare Squall? Devo finirlo in una certa maniera? No, questo è indegno sta cosa, ma sorpre- no, me l'ha sempre fatto fare. Vabbè, ho il telefono spento e non lo so. Mi ricordo che qua faceva. Ah, forse lui l'aveva montato in quel long play. Non lo so. Vedi, mi fa ricominciare solo da capo. E il personaggio, tipo, vado su Time Attack per dire. Perché mi da. Vado qui.
Dopo ci sarà da, cioè, da affrontare Squall, perché doveva uscire Final Fantasy 8, e però strano. Vedi, vado slot 1 e c'è il mio personaggio con le statistiche, va bene. E su questa schermata del personaggio io vi lascio a questo punto, perché niente, non mi ha fatto fronte a Squall. Forse devo, tanto sempre, ah, dovevo arrivare sempre primo magari, perché io, noi dal Golem siamo arrivati secondi. Cazzarola, vabbè, mi dispiace un po', però comunque questo è l'episodio di PS Mania, ve l'ho portato con anche un po' di show and tell. Io ho fatto quel che potevo, mi dispiace però di non aver fatto il contenuto massimo, ma non vi siete persi molto, basta vedere Squall, Final Game, non lo so, Final Boss, no Final Boss, Secret Character, appariva tipo come Smash Bros., Challenger Approaching con la sagoma di Squall, e lui guida la macchina che c'ha su, che poi c'aveva su Final Fantasy 8 quando va in giro. Carino, la sua abilità è il Gunblade, che ci mette un botto ad attivarsi, ma quando si attiva lui gli appare il Gunblade dietro, e quando ti supera ti colpisce, tipo basta che gli passi a fianco, fa uno slash automatico, non con la mano, fa una, colpisce in automatico appena superi qualcuno, un po' come la pianta, non troppo simile come la pianta di Mario Kart 8. Però la pianta mangia da dietro, però lui basta, appena ti supera ti slasha. Perfetto, dai, ci vediamo alla prossima. Grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. Settimana prossima PS Mania, forse l'ultimo episodio, non lo so, devo capire bene se sti giochi funzionano, e ci vediamo alla prossima. Bom bom bom, ciao ciao.